privilegiati, ho portato due persone che non sono comuni, non è che nel dibattito televisivo di queste sere, nel nulla più assoluto che vi racconta le cazzate se 50 senatori in meno costa, c'è risparmio, avete sentito cose veramente concrete. Siccome queste cose sono anche tristi, ci hanno attristato, adesso io pregherei l'avvocato Mori di indicarci qualche soluzione possibile che ci rallegri un po', perché se no noi non, già abbiamo le tristezze nostre per quello che ci è cascato addosso, se poi ci tristezze uniamo altre tristezze, insomma la notte è pesante, capito? Quindi avvocato, darci delle pillole di saggezza, ma positive, grazie. Proviamo. Allora, la strada ci sarebbe, e sarebbe esattamente l'opposto di quello che vogliono fare oggi. La soluzione ai problemi del paese stanno nella piena applicazione della Costituzione del 1948, del suo modello economico, delle sue principi politici sulla sovranità che deve appartenere al popolo. Per esempio, per la Costituzione la sovranità a livello interno deve essere incondizionata e incondizionabile. Le limitazioni di sovranità dell'articolo 11 sono soltanto quelle che riguardano gli effetti della nostra sovranità fuori dai nostri confini. Su quelle siamo disponibili a limitarci per la pace e la giustizia, ma a livello interno noi non potevamo prendere ordini da vincoli esterni, da modelli diversi dal nostro, da qualcun altro che ci dà gli ordini. Cioè è un po' come se nel vostro condominio fossero i vicini a dire quello che dovete scegliere o fare. Riguarda noi, non riguarda gli altri. Quindi la sovranità è essenziale anche e soprattutto perché in effetti attraverso la cessione di sovranità hanno creato la crisi. Perché oggi, quando noi diciamo che dobbiamo intervenire sui mercati, sembra sempre che diciamo qualcosa di clamoroso. Anche persone all'interno del Partito Democratico, che in linea di principio dovrebbe essere tra virgolette di sinistra e quindi perlomeno ideologicamente non favorevole al grande capitale internazionale, no? Però la loro giustificazione spesso qual è? Condividono il problema, te lo dicono, però cosa facciamo? Ormai i mercati sono troppo forti. Ma allora dobbiamo ritornare a capire, sulla base della Costituzione del 48, che cos'è uno Stato? Perché lo Stato è Dio in terra sul suo territorio, il potere d'imperio è totale. Il mercato, lo schiaccio se voglio, non ho il problema a farlo, purché io però torno nel possesso della mia sovranità. Se oggi noi siamo ricattabili dai mercati e quindi se ci possono dire o mi cambi la Costituzione costituzionalizzando il vincolo esterno, adeguandoti agli stringenti vincoli di bilancio europeo, oppure tu sei morto, è soltanto perché noi non abbiamo la moneta. Cioè non è difficile da capire, la moneta è elemento essenziale dello Stato tanto quanto gli eserciti. Perché è essenziale? Perché se io ho la mia moneta non sono obbligato a chiederla in prestito e mendicarla a un'autorità indipendente che fa gli interessi dei mercati finanziari. Cioè lo Stato per definizione non ha un problema di limite massimo di spesa, lo Stato deve avere la sua moneta e inserire nell'economia la quantità giusta di moneta. Questo noi non lo possiamo più fare, perché non avendo il controllo della moneta, avendo parimenti, vincoli di bilancio, cioè quel rapporto del 3% deficit PIL che ci fa fare quello che tecnicamente si chiama avanzo primario, cioè ogni anno lo Stato tassa più di quanto spende, per questo che le tasse ci uccidono, perché tassiamo più di quanto spende, ma siccome contemporaneamente la moneta non cresce nei cavoli e quindi se tassiamo più di quanto spende la differenza arriva dalle nostre tasche, è chiaro che è lì dentro che è codificato il problema. Cosa ti rispondono loro in questi casi dicendo ma non possiamo tornare alla nostra moneta, perché se torniamo alla nostra moneta c'è l'inflazione. Ma allora vogliamo guardare la maledetta realtà invece che guardare sempre le finzioni o pensare a modelli di astratti che non c'entrano niente con la situazione attuale? Oggi c'è inflazione o c'è deflazione? C'è deflazione. Che significa che c'è deflazione? Significa che nell'economia reale, nelle nostre tasche, c'è meno moneta di quella che serve. Ne abbiamo meno di quanta ne serve. E allora chi la deve immetterla? Dobbiamo andare a guadagnare? No, va creata e immessa nell'economia. Qual è il sistema con cui la moneta viene messa nell'economia? È la spesa pubblica, che infatti è la maggior componente positiva del PIL. Tutto questo tipo di ragionamento che ci hanno fatto, anche di demonizzazione della spesa pubblica, attraverso il demonio del debito pubblico, che altro non sarebbe che il credito privato, perché debito pubblico è credito privato,
è stata creata dal punto di vista ideologico, perché dovevano demolire lo Stato. Se io devo demolire lo Stato, devo farti credere che lo Stato non funziona. Come faccio a non far funzionare lo Stato? Devo tagliare i servizi. Al che il cittadino, che non è pratico dei concetti macroeconomici, accetta questi tagli come necessari, li addebita a colpe che con la quantità complessiva di moneta non c'entrano nulla. Per esempio la corruzione. Non è che io prendo una tangente e poi la brucio nel camino. I soldi che ho in tasca sono passati da tante transazioni, anche da transazioni illecite, e comunque li ho ancora in tasca. La quantità complessiva di moneta non è influenzata dai reati, è influenzata da quanta ne ho creata. Quindi oggi, a prescindere di come l'abbiamo spesa, bene o male, abbiamo il dato che ne abbiamo troppo poca. La rarefazione monetaria è la grande strategia con cui gli stati diventano ricattabili, i servizi non funzionano e la gente va direttamente dove loro volevano mandarci. Allora è semplice in effetti uscire da sto paciugo, non è complicato. L'articolo 47 della Costituzione, parte economica, dice una cosa opposta all'articolo 81. L'articolo 47 è una norma che impone alla Repubblica di tutelare e incoraggiare il risparmio in tutte le sue forme. Come si crea risparmio? Anno zero di un nuovo Stato che nasce. Come crea un risparmio? Se lo Stato ti dà 100, spende 100, ma a fine anno ti toglie 100, voi quanto avete in tasca? Zero. Esatto, c'è un bello zero. Il risparmio si crea con politiche di deficit, che non è un demonio. Non è un demonio perché se io sono lo Stato, sono io il detentore della moneta. Fino al 1981, al divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia, la nostra banca centrale, pubblica, era obbligata ad acquistare tutte le obbligazioni emesse dal Tesoro che il Parlamento sovranamente decideva. A quel punto il debito pubblico in quel momento era di proprietà dello stesso Stato, che poi attraverso la sua banca centrale lo rivendeva a noi risparmiatori che ci facevamo due soldini, tra l'altro a un tasso di interesse inferiore a quello dell'inflazione. E quindi oltretutto il costo del debito era negativo. Quando invece abbiamo fatto il divorzio e la nostra banca centrale, sulla spinta già allora dei poteri internazionali che avevano capito dove dovevano mandarci, facciamo l'atto del divorzio, cioè Ciampi e Andreatta con uno scambio epistolare si scrivono che la banca centrale adesso in poi non sarà più obbligata a comprare le nostre obbligazioni, noi abbiamo un incremento immediato dei tassi di interesse, perché le obbligazioni vengono vendute sui mercati, rispondono alla consueta legge della domanda e dell'offerta, la banca centrale non può intervenire quando i tassi si alzano troppo comprando lei le obbligazioni, con soldi che crea da nulla senza limiti quantitativi, e a quel punto il nostro costo del debito è aumentato, si è impennato. Speculatori finanziari hanno fatto miliardi sul nostro debito, 3.200 miliardi soltanto dal 92 ad oggi, molto più del debito pubblico, intascato di interessi fuori dal nostro paese, quindi soldi che ci hanno letteralmente rubato. Andreatta stesso, 10 anni dopo il divorzio dell'81, sul Sole 24 Ore, e lo potete trovare ancora in rete, l'ho messo come link dove si va a leggere l'articolo anche nel mio libro, dice che il divorzio dell'81 è stata una congiura aperta tra lui e Ciampi, prima che gli interessi contrari si potessero coalizzare in Parlamento e impedirlo. Cioè sono tutti fatti che sono appunto nella storia, solo che se i media, alla fine cosa è successo a un certo punto? Sono stati acquistati, legalmente, ma acquistati dai poteri internazionali, dai grandi capitali, a un certo punto loro ti dicono la verità che vogliono dirti loro e non ti dicono la realtà. Quindi poi uscirne in effetti, se io mi riprendo la mia banca centrale, che attenzione, questo è vero, potrebbe essere fatto anche in seno all'Europa, perché se effettivamente la banca centrale europea diventa una prestatrice illimitata di ultima istanza, governata da un Parlamento eletto democraticamente, noi abbiamo di nuovo il controllo della moneta e siamo in grado di fermare i mercati quando fanno degli attacchi speculativi. L'abbiamo visto nel 2011. Quando è che lo spread si ferma? Mica perché è arrivato Monti e ha fatto i suoi provvedimenti palesemente criminali, oltretutto perché dà aiuto a questo tipo di politiche. Lo spread cala quando Draghi dice che acquisterà i titoli di Stato italiani sul mercato secondario e la crisi speculativa finisce lì. Se io ho la banca centrale, non vuol dire che io mi devo comprare tutto lo stock di debito ogni momento, creando una quantità eccessiva di moneta che potrebbe sì creare inflazione, ma il solo fatto che io lo posso fare impedisce il rialzo dei tassi e mi consente di controllare il mercato. A quel punto rispetto il dogma della nostra Costituzione di disciplina e coordinamento del credito, che è sempre l'articolo 47. La Repubblica disciplina, coordina e controlla il credito.
se io ho una banca centrale indipendente che non è prestatrice di ultima istanza, io non controllo un bel niente, è la banca che controlla me. Il problema è che poi questa banca fa gli interessi dei propri azionisti, che sono contrari agli interessi nazionali. Quindi se io riprendo il controllo della moneta, non arrivano le cavallette il giorno dopo, torna a fare quello che ho sempre fatto, cioè posso finalmente fare politiche espansive di carattere keynesiano di spesa pubblica, abbattere le tasse, tornare a fare deficit. La Gran Bretagna è uscita dalla crisi del 2007 con un deficit in doppia cifra, superiore al 10% ogni anno. Non è uscita tagliando la spesa, ha tagliato sì in parte la spesa, ma ha tagliato le tasse di più, quindi il differenziale è aumentato. Noi non lo possiamo fare per queste regole. L'altra paura che ci tirano fuori è: però se lo facciamo, dopo la moneta si svaluta rispetto agli altri. Anche questa è un'idiozia. L'attacco speculativo immediato ci sarebbe anche, ma un secondo dopo il problema non si pone più, perché se io ho una svalutazione eccessiva della lira, i miei prodotti diventano troppo competitivi all'estero senza abbassare i salari. A quel punto io comincio a recuperare moneta dalla bilancia dei pagamenti e ottengo moneta pregiata, perché ottengo moneta più forte presa dall'estero eventualmente. A quel punto sono gli altri paesi che hanno interesse a sostenere la lira, se no li facciamo un mazzo tanto. E a questa obiezione nuovamente cosa ci dicono? Eh sì, però le industrie potrebbero delocalizzare, se ne vanno. Ma io ho l'articolo 43 della Costituzione che prevede l'esproprio di pubblica utilità se necessario. Se provano a sottrarci ampi strati della produzione, io come Stato persino il tasto rosso dell'espropriazione se servisse. Quindi non mi togli i servizi essenziali, perché se voglio me li tengo. Sul mio territorio l'esercito risponde a me, mica risponde ai mercati finanziari. E secondo me non ci sarà nemmeno bisogno, io ne parlo nel libro di questa possibilità, ma non c'è bisogno. Perché il mercato, cosa vuol fare il mercato? Vuole un profitto. Ne vuole più possibile. Se tu hai uno Stato molle, che li lascia fare quello che vogliono, puntano a margini pazzeschi. Se tu hai uno Stato che non glielo impedisce, glielo limita, non è che glielo azzeri il profitto, ma glielo riduci, loro piuttosto che perdere tutto se ne stanno. Se non hanno alternative se ne stanno, è sempre stato così. La libera iniziativa privata è utile, perché l'egoismo è un potente propulsore per l'economia, ma va limitata quando è in contrasto con l'interesse pubblico, non è difficile da capire. E la Costituzione ci dà tutti quegli strumenti per poterlo fare, semplicemente. È chiaro che tutto questo richiede decisione, e siamo d'accordo, tant'è vero che in qualche confronto con i sostenitori del sì, quelli un pochino più illuminati, mi sono trovato proprio il dibattito dicendo che l'accentramento di potere sul governo poteva essere utile per fermare questi poteri, perché un governo forte è in grado di fare decisioni più rapide e molto dure nei confronti dei mercati se necessario, cioè li può spaventare, li può controllare. Questo potrebbe anche essere vero, però bisogna anche ricordarci quando questo è successo cosa è venuto fuori. Perché io, se accentro il potere su pochi, so come comincio, ma non so come finisco. L'altra volta poi sono stati fuori fascismo e nazismo, e non è finita benissimo in Europa. Quindi quella scelta è comunque pericolosa, e andrebbe valutata. Ma comunque sia, soprattutto io allora non ti cambio la seconda parte della Costituzione inserendoti l'obbligo di adeguarti ai vincoli europei. Non lo faccio, se fossi in buona fede su questo punto. È chiaro che quella di Renzi è una manfrina. Questa riforma non è che renderà Renzi un dittatore, Renzi non conta niente. Renzi è il venditore di pentole che ti presenta il prodotto, te lo mette sul risparmio e sulle altre questioni dove è facile fregare la gente. Però poi ovviamente lui fa un disegno diverso, e lo fa in totale malafede, perché lo sa quello che fa, perché se lui batte i pugni con l'Europa dicendo che per il terremoto devono farmi sforare, cioè in sostanza, per il terremoto gli dice: dovete mettermi le spese del terremoto fuori dai limiti di bilancio. Questo cosa comporterebbe? Quella bruttissima cosa, che però è vera, che aveva detto, mi sembra, o Padoan o Del Rio. Cioè che effettivamente a quel punto il terremoto diventa un motivo di propulsione dell'economia. Perché se posso immettere moneta nell'economia, mi aiuta. È drammatico a dirsi, è vergognoso a dirsi, ma è reale. Il governo puntava a questo. Così poteva fare un po' di politica espansiva fuori dai vincoli di bilancio, buttare un po' di moneta nell'economia e tirarla un pochino su. L'Europa gli ha detto di no, lui fa finta di battere i pugni, ma poi ti modifica la Costituzione nel senso di adeguarti agli stringenti vincoli di bilancio. Cavolo, è scritto nella relazione del governo, non me lo sto a inventare io. Stringenti vincoli di bilancio. Allora ci prende per il culo, scusate. Perché è questo che fa. Perché questo fa. Quindi
Quando noi pensiamo a ripristinare la sovranità dello Stato, tornare a una sovranità economica, a una sovranità monetaria, quindi a quella sovranità incondizionata e incondizionabile sul nostro territorio, non pensiamo allo Stato delle meraviglie o a qualcosa di impossibile. Immaginiamo soltanto uno Stato normale, normale, uno Stato nel pieno dei propri poteri, perché siamo noi che dobbiamo avere questi poteri, li deleghiamo attraverso lo strumento della democrazia rappresentativa, ma sono nostri. Certo, c'è la necessità, come diceva prima anche il collega, di tornare a un Parlamento proporzionale, perché poi tutti gli interessi devono essere ponderati. Perché se io torno alla sovranità monetaria ed economica, ma comunque perseguo sempre, in maniera distorta, gli interessi di una minoranza del paese, io comunque continuerò ad arricchire, andare verso la direzione di pochi a discapito dei molti. Quindi devo comunque superare quel modello complessivo e tornare a un modello dove tutti contiamo. Le grandi conquiste nel diritto del lavoro italiano e europeo in generale sono state proprio dare potere al lavoratore fino all'utilizzo del diritto di sciopero, che è fondamentale per eliminare quella disparità contrattuale che altrimenti porta i salari ad abbassarsi. Ma se si abbassano i salari, alla fine è lo stesso imprenditore che ne subisce un danno, perché nessuno compra i suoi prodotti. Siccome l'imprenditore da solo, tranne Ford, forse non ci arrivava, era necessario ed è necessario avere un sistema economico che tenga conto di questo vizio, che utilizzi e riconosca l'egoismo, ma che poi lo vada a indirizzare. Quindi uno Stato normale, che fa quello che è assolutamente ovvio, e non dovremmo avere paura di questo. L'altra paura che spesso abbiamo è la classe politica attuale. Ma attenzione, la classe politica attuale, certo, ha i suoi problemi, ma perché? Perché di nuovo si è violata anche lì la Costituzione del 48. Perché, spero che nessuno si offenda, abbiamo il Parlamento di più basso livello della storia della Repubblica adesso, dal 2006 ad oggi. Perché? Perché c'è un Parlamento di nominati. Mica hanno dovuto prendere le preferenze. Cioè non c'è stato più neppure la necessità di saper parlare in pubblico. Che perlomeno prima era un'arte di un deputato, di un senatore. Perché per prendere le preferenze, al di là di tutto, dovevo essere anche bravo e convincente. Se c'è un Parlamento di nominati e mi indica il partito chi entra, entra anche gente che fa fatica a parlare in italiano. E io con le varie conferenze in questi mesi, visto che qualche deputato senatore l'ho avuto, ce ne sono tanti che fanno fatica a parlare in italiano. E questo, francamente, col voto di preferenza sarebbe impossibile, perché un oratore come il collega prenderebbe i voti. Uno che non riesce a mettere insieme due parole, che voti deve andare a prendere? Questo tipo di distorsione ha creato un Parlamento di yes men che rispondono agli ordini dei partiti. I partiti ovviamente sono finanziati dai grandi poteri economici e quindi seguono quei tipi di interessi. E anche qui qual è l'altro articolo che è violato della nostra Costituzione del 48, che se ripristinato ci consentirebbe di avere un Parlamento molto di più alto livello, nel quale a quel punto potremmo davvero essere abbastanza tranquilli nel delegare la nostra sovranità. Attraverso l'articolo 49, che è il più formidabile strumento di democrazia diretta previsto nella Costituzione, c'è il diritto di ciascuno di fondare un partito per concorrere alla vita politica del paese. Questo diritto è completamente inapplicabile. Se io ho delle buone idee, ma domani mattina voglio correre alle elezioni, non lo posso fare, perché non ho i soldi. Ho addirittura tutto un sistema legislativo che mi mette in condizione neppure di competere, perché se io ho appena aperto un partito, come ne raccolgo 100.000 firme sul territorio nazionale? O ho una multinazionale dietro che mi paga e me lo fa, oppure è impossibile. Si è invertito anche la logica normale di demonizzare il finanziamento pubblico ai partiti, che invece era l'unico che doveva esistere. È quello privato che deve essere vietato. Lo devi regolamentare, ma ci mancherebbe altro. Però il problema è che se io, in trasparenza, sono un partito e vengo finanziato da JP Morgan, e poi quando sono al potere, che interessi faccio? Se io invece posso perseguire le mie libere idee, sono in condizioni di parità con gli altri e vengo finanziato nella mia attività, che deve essere uguale per tutti, dallo Stato, io a quel punto posso esprimere le mie idee in parità con gli altri. Cioè potrebbe essere possibile che noi domani mattina partecipiamo alla competizione elettorale e abbiamo lo stesso spazio di Renzi. Allora chi pensate che le vinca le elezioni? Le vinciamo noi o le vince Renzi? Cioè, capite che davvero quanto è preziosa la Costituzione del 48, quanto è importante per tutti tornare ad analizzarla e anche a capirne profondamente la ratio, perché tante volte noi non capiamo perché le norme erano state scritte così. Un altro esempio di riforma che vogliono fare, che sarebbe in peggio e distruttiva, è il vincolo di mandato. Ma pensate, oggi lo giustificano, e sembrerebbe bello, perché i parlamentari cambiano casacca.
uno, i parlamentari cambiano casacca perché ci sono i nominati, e quindi io so che se cambi casacca poi mi metto d'accordo con chi mi ha preso, mi mette primo di lista e mi rientro tranquillamente in Parlamento facilmente, quindi questo presta al cambio di casacca. Due, non ho più quella verifica ex post del voto di preferenza da parte degli elettori. Questo era il vincolo di mandato in Costituzione, un vincolo ex post, perché io parlamentare devo essere libero di decidere senza subire vincoli e pressioni di nessuno, in coscienza. Poi il mio elettorato alle elezioni successive mi premierà, mi manderà a casa. Tant'è vero che in passato erano meno o di più i cambi di casacca, prima dei nominati? Erano meno, perché poi chi cambiava casacca con le preferenze veniva mandato a quel paese. Pensate oggi a un vincolo di mandato applicato in un caso tipo quello che è successo in Grecia. Io vengo eletto con Syriza, sono per uscire dall'austerità, per abbandonare queste politiche criminali, e però il mio partito tradisce e cambia linea. Io dovrei andarmene a casa, non potrei portare avanti in Parlamento le ragioni per cui sono stato eletto. Il vincolo di mandato crea ancora una volta e vai ancora una volta nella direzione che vorrebbero i poteri forti. Perché pensate al capolavoro, tutto il potere accentrato sul governo, un sistema praticamente bipolare dove la finanza riesce a pagare entrambi i partiti e li gestisce, finanziamento pubblico vietato, nessun altro riesce a uscire fuori, ti controlli i due partiti e hanno pure il vincolo di mandato, spettacolare. Io sono certo e sicuro che quella politica che ho imposto ab origine sarà rispettata e la democrazia sparirà. E questi discorsi poi non sono concetti poi così strani, cioè le dittature si fanno così. Non ci sono altri, ma non è che hanno inventato niente, si fanno così. La commissione trilaterale, anche nel suo primo rapporto, Crisis of Democracy del 74, teorizzava come far disinteressare la popolazione dalla politica. E ti diceva, se i popoli sono in condizioni di apnea economica, a quel punto una larga fetta della popolazione si disinteressa della politica e allora loro possono riuscire a indirizzare e comandare. Che di nuovo è un concetto semplicissimo, e anche questo l'abbiamo visto. Cos'è successo all'affluenza elettorale in questi anni? È scesa. Più aumenta la crisi economica, più scende. Anche lì la Costituzione, invece, la nostra, il nostro modello, cosa direbbe? Direbbe che la Repubblica ha l'obbligo di eliminare quegli ostacoli di ordine anche economico, ovviamente, che impediscono ai cittadini di essere veramente uguali. E se io non lo faccio, ovviamente, la democrazia non esiste, perché le persone che hanno difficoltà, non hanno dignità, non sono poi neanche in grado di interessarsi della cosa pubblica. Per questo che Calamandrei ci diceva che la nostra è una carta eccezionale, però era comunque un pezzo di carta. Per mantenere la democrazia nel paese, che non era un diritto acquisito, ma dovevamo lottare, sudare per mantenerlo, dovevamo conoscerla la Costituzione. E oggi purtroppo non la conosciamo più. E ci siamo fatti fregare da tutta una serie di preconcetti che non hanno motivo di esistere. Se voi domani mattina iniziate a farvi una domanda fondamentale, oltre al discorso di raccontare a tutti di votare no per la questione del vincolo esterno, invitate anche le persone a chiedersi che cos'è la moneta. Che cos'è la moneta? Perché la gente non lo sa. Molti pensano ancora al gold standard o altre cose di questo tipo, e non è così. Vado a chiudere. Se si chiedessero da dove viene fuori la moneta, capiscono che la moneta è un mezzo, è uno strumento, non è una ricchezza in sé, cioè il mezzo alternativo con cui scambiamo beni o servizi per evitare il baratto. Quindi come possiamo noi non utilizzare i nostri occupati, non utilizzare le nostre risorse perché manca moneta? Una scelta politica. Concludo con un'ultima evidenza del diritto costituzionale. L'articolo 53 della Costituzione, il principio della capacità contributiva, non è nei rapporti economici, è nei rapporti politici, perché le tasse non fanno economia, le tasse non pagano i servizi. Le tasse servono a gestire la quantità di moneta nell'economia reale, a toglierti moneta quando ce n'è troppa, per calmierare un'eventuale spinta di inflazione. Non ci paga l'ospedale con le tasse. Quando erano prese in contanti, si poteva pagare in contanti, le tasse ritirate venivano macerate, i soldi venivano distrutti. E lo Stato le rimetteva di nuovi. Cioè questo è il funzionamento, la moneta come strumento. Se la gente capisce queste cose, si ritrova in sintonia con la Costituzione del 48 e noi usciamo dai problemi. Pensate proprio al principio della capacità contributiva, quello che diceva prima il collega. Essere tassati in proporzione al reddito. I consumi, le imposte indirette sono tutte illegittime. I padri costituenti aprivano la porta, a causa delle spinte inflattive del periodo, alle imposte indirette, che attenzione sono regressive, colpiscono più i poveri dei ricchi. L'IVA colpisce più un povero che un ricco, ovviamente. Regressiva, non è neanche progressiva. I padri costituenti ci dicevano che le imposte indirette al massimo potevano essere messe sui beni non necessari e di lusso.
noi paghiamo l'IVA sugli alimenti. Questo perché abbiamo completamente tradito quel modello che dobbiamo avere l'onere di diffondere e che non deve far paura a metterlo in pratica, perché se noi lottiamo la crisi finisce domani e una volta tanto l'Italia potrebbe essere protagonista della storia, invece che aspettare che la liberazione arrivi altrove o che succeda qualcosa all'estero, e forse succederà, essere noi i protagonisti del cambiamento. E il cambiamento è soltanto tornare a quello che era la nostra Costituzione del 48. Grazie.